Allora, eccoci di nuovo, mi scuso per l'inconveniente, immagino, spero che vediate tutti le slide. E come prima cosa, passando immediatamente al dunque, con questa prima slide volevo ricostruire il quadro composito dei trasporti nell'ambito di Horizon 2020, sottolineando come è vero, oggi ci soffermeremo sul Work Program 2020, ma in realtà, essendo questo l'ultimo anno del corrente programma quadro, vale la pena anche sapere che nell'ambito dei trasporti esistono altre call, in particolare quelle pubblicate dalle Joint Technology Initiatives, che hanno sicuramente una vocazione sulle singole modalità di trasporto e che sono varie. E abbiamo sicuramente la forse più nota Clean Sky 2, assieme a César, Clean Sky si focalizza sul settore dell'aeronautica. Abbiamo Shift to Rail, che è invece la JTI del ferroviario, e abbiamo Fuel Cells and Hydrogen, che ha dei topic e con una rilevanza per il settore trasporti. Ribadisco, queste JTI hanno delle proprie call for, pubblicano delle proprie call for proposals, pertanto vale la pena andare a controllare. D'altro canto, una componente fondamentale del settore trasporti in Horizon 2020 è costituita dal tradizionale Work Program. E appunto è interessante capire da dove vengono i contenuti di questo work program. Sono il frutto di un'intensa negoziazione, di un'intensa diciamo, discussione che vede coinvolti vari attori, sicuramente le European Technology Platforms che vedete lì riassunte nella slide, e che coprono i vari settori del trasporto, la Commissione europea, ovviamente, gli Stati membri attraverso i delegati parte del Program Committee e gli Advisory Group, che sono dei gruppi di esperti lanciati dalla Commissione, diciamo appositamente, qualora essa ritenga di dover sentire appunto gli stakeholder o gli esperti su determinati temi. E andando avanti, andiamo adesso a concentrarci sul Work Program 2020, che resta coerente in termini di obiettivo rispetto agli anni precedenti. Infatti, la sfida sociale 4 continua a proporsi di realizzare, di contribuire alla realizzazione di un sistema di trasporto europeo che sia resiliente, efficiente sul piano delle risorse, compatibile con l'ambiente, sicuro e seamless, a beneficio dei cittadini, dell'economia e della società. Lo fa, diciamo, persegue questo obiettivo attraverso un approccio olistico, sistemico, che vede dei topic non necessariamente, o comunque delle call che non si focalizzano necessariamente su una singola modalità di trasporto, ma che spesso stimolano un approccio intermodale che tenga conto appunto delle voci da parte degli operatori, degli stakeholder, degli end user e così via. E che miri in ultima analisi, a stimolare la competitività e la crescita economica degli attori del settore. E se diciamo, vogliamo spendere delle poche parole sugli orientamenti politici che muovono il WP Trasporti, sicuramente possiamo identificare la decarbonizzazione come la prima politica, diciamo obiettivo politico della Commissione europea in questo WP. Lo scopo è quello di contribuire alla realizzazione dell'accordo di Parigi e dei Sustainable Development Goals attraverso un'azione di riduzione delle emissioni di gas serra.
fino a raggiungere in teoria le zero emissioni per il 2050. E, ricadono anche in questo settore, diciamo in quest'ambito, la comunicazione sulla European Strategy for Low Emission Mobility adottata dalla Commissione nel luglio 2016 e la comunicazione Accelerating Clean Energy Innovation del novembre dello stesso anno. E c'è anche un richiamo alla regolamentazione sulla riduzione degli inquinanti in ambito navale. E altre politiche richiamate dal World Program sono la digitalizzazione, la sicurezza e la cooperazione internazionale, che resta un aspetto caratteristico come lo era negli anni precedenti. E le call del WP Trasporti sono tre: Mobility for Growth, Automated Road Transport e Green Vehicles. Nell'ambito di Mobility for Growth abbiamo cinque sezioni che vedremo una a una con i loro relativi topic. Per quanto riguarda Mobility for Growth, scusate, la prima sezione di Mobility for Growth, le attività di questa sezione, diciamo che ricadono sotto questa sezione, supportano la transizione verso una mobilità più silenziosa e più diciamo, eco-friendly, quindi a zero emissioni. Trasversalmente a tutte le modalità di trasporto. Viene richiesto in generale alle proposte sottomesse nell'ambito di questi quattro topic, che poi considereremo uno a uno, un approccio che in aggiunta alle innovazioni legate al veicolo, ai sistemi, alle infrastrutture, ponga anche un'enfasi sugli aspetti socio-economici e regolatori. E per quanto riguarda il primo topic, LCMG 112-2020, è un topic complesso che al suo interno vede ben tre sottotopic con diverse tipologie d'azione. Nasce dalla evidenza che le aree urbane e periurbane sono, attraversate da una serie di fenomeni, interessate, scusate, da una serie di tendenze che sono la crescita urbana, la densificazione, la digitalizzazione, la pressione crescente dei movimenti di merci e così via. Tutti fenomeni che richiedono sviluppo di nuove tecnologie e di misure innovative che, seppur diciamo in via di formazione, in via di sviluppo, non sono però ancora ad una scala tale da poter fronteggiare, da poter diciamo realizzare gli ambiziosi obiettivi politici e climatici europei. Pertanto, con il primo sottotopic, che è un Innovation Action, le proposte della durata preferenziale di 48 mesi dovrebbero sviluppare delle soluzioni che combinano delle innovazioni tecnologiche, ma anche non tecnologiche, insieme a forme di governance più efficienti e misure politiche di accompagnamento per tutte le modalità di trasporto, appunto al fine di fronteggiare, diciamo, le problematiche legate ai trasporti delle città. E è richiesto il coinvolgimento all'interno dei consorzi delle autorità regionali o locali a copertura di almeno tre diverse aree urbane o interurbane connesse con il sistema TNT o con una misura equivalente che sia un grande corridoio di trasporto europeo e che si caratterizzano per essere diciamo, caratterizzate da particolari sfide sociali, spaziali, economiche e così via. È richiesta la complementarietà con Connecting Europe Facility, con le attività finanziate da Connecting Europe Facility ed è richiesto infine che in ogni realtà urbana considerata dalla proposta venga anche stabilito, venga messo in atto un Living Lab dove le soluzioni di mobilità nuove proposte dalle proposte, appunto, dalle azioni, devono essere testate ed implementate. E la
Innovation Action è un doppio step e quindi si apre il 3 settembre e ha due deadline, una a gennaio e una a settembre. E passando al secondo topic, è sulla decarbonizzazione del trasporto navale a lunga distanza. Nasce dalla evidenza che le navi producono un'ampia, diciamo, share di emissioni in generale sull'apporto globale, diciamo. E chiama per delle soluzioni di decarbonizzazione del trasporto marittimo di lunga tratta che combinino delle tecnologie, delle pratiche operative e fonti energetiche e misure di efficientamento. Anche questo è un doppio step, si apre il 3 settembre e ha una prima chiusura il 9 gennaio e il secondo stage invece è previsto per l'8 settembre. Il terzo topic, 2019, 2020, scusate. Il terzo topic, scusate, è sulle nanoparticelle e sul rumore e i loro effetti sulla salute pubblica. Anche in questo caso abbiamo due sottotopic, ma si tratta in entrambi i casi di Research and Innovation Action e in entrambi i casi gli stage sono due. È un topic che nasce dalla problematica del numero crescente, diciamo della quantità crescente di particelle sempre più piccole prodotte dai gas di scarico delle auto, dei veicoli. E per quanto riguarda che sono chiaramente dannose per i cittadini, sebbene gli effetti veri e propri non siano ancora del tutto conosciuti, e soprattutto si tratta di particelle che passano spesso inosservate ai correnti sistemi, alle correnti procedure di certificazione e valutazione della qualità dell'aria. Il rumore invece, d'altro canto, in particolare quello prodotto dagli pneumatici, resta un problema, in particolare, dice il topic, sottolinea il topic per il sistema cardiovascolatorio dei cittadini. E il topic richiama in particolare, questo problema del rumore per i grossi veicoli su gomma. Dicevamo, a ognuna di queste problematiche, quindi alle nanoparticelle e al rumore, è attribuito un diverso sottotopic, in entrambi i casi comunque due stage. Sì, abbiamo 24 topic, quindi come capirete non è facile, non ve li dico tutti. Un altro topic è sul trasporto aereo ad alta velocità, quindi sugli aerei supersonici. Si tratta di un topic a single stage, quindi in apertura il 3 dicembre ed in chiusura del 2019 ed in chiusura il 21 aprile del 2020. Per quanto riguarda invece la sezione dedicata al sistema di trasporto sicuro, integrato e resiliente, abbiamo ben 5 topic. Il primo ha due sottotopic, una Coordination and Support Action ed una Research and Innovation Action. Si tratta globalmente di un topic dedicato ad azioni di coordinamento tra gli Stati membri nell'area delle infrastrutture di ricerca con focus sulla biodiversità e di fatto per quanto riguarda la Coordination and Support Action si focalizza sul problema dell'impatto delle infrastrutture sulla biodiversità, invece per quanto riguarda la Research and Innovation Action richiede lo sviluppo di tecnologia robotica per la manutenzione delle infrastrutture, volendo essere quanto più brevi possibili. Poi, ovviamente ogni topic ha delle nuance che io non vi posso descrivere adesso. Il topic successivo è sulla gestione del traffico per una futura mobilità multimodale e in questo caso
che il focus è il passaggio alla mobilità interconnessa ed automatizzata in ambiente misto, dove quindi si muovono anche veicoli che non sono automatici, automatizzati, ma convenzionali, e questo richiede delle nuove soluzioni di gestione del traffico che monitorino le condizioni del conducente, del traffico stesso, scusate, del traffico e i flussi di trasporto in tempo reale, condividendo le informazioni ed ottimizzando i processi. Per quanto riguarda il terzo topic, sul miglioramento della sicurezza stradale attraverso il monitoraggio dei appunto working partners e dello stato del conducente. In questo caso si focalizza su delle soluzioni per la valutazione della performance, del carico cognitivo, della fatica fisica e del tempo di reazione dei conducenti, in particolare quelli di veicoli commerciali. Diciamo, un'altra linea inclusa in questo topic è quella invece dello sviluppo di soluzione per il rilevamento di sostanze psicoattive che possono compromettere lo stato di guida. Invece, andando avanti, altro topic, coordination and support action per il trasporto merci integrato al sistema di logistica, è una coordination and support action a single stage. Andando avanti ancora, ulteriore topic sugli effetti dell'automazione sulla forza lavoro del settore trasporti e sulle future condizioni di lavoro e le richieste di capacità e di skills, diciamo, di competenze. E ulteriore sezione della Mobility for Growth, della Call Mobility for Growth, abbiamo 5 topic. Il primo è su architetture e sistemi elettrici innovativi che ottimizzino l'energia, i dati, la comunicazione nel settore aeronautico. È un single stage, e che dirvi? Le date di apertura, la data di apertura è il 3 dicembre, la deadline è il 21 aprile. Il secondo topic in questa lista invece si concentra sulle aerostrutture intelligenti multifunzionali di nuova generazione con un'enfasi sulla produzione, la manutenzione ed il riciclaggio. Il terzo topic è sulla mobilità aerea urbana sostenibile, quindi anche quella dei droni. Il topic successivo è su processi di produzione nel settore della costruzione navali. Infine l'ultimo topic è su soluzioni per trasporto sostenibile e la mobilità, un'iniziativa per accelerare l'accesso al mercato, lo scale-up e il de-risking in Europa. Mira questo topic, è una coordination and support action che dovrebbe in qualche modo elaborare delle raccomandazioni su come sostenere l'accesso al mercato e anche a strumenti di finanziamento di tutte quelle soluzioni innovative del trasporto che restano spesso sconosciute e diciamo poco conosciute. E poco sfruttate. Infine, ultima sezione della call Mobility for Growth, e poi nelle altre due, diciamo, non dovremmo dilungarci troppo. E il primo topic è sulla digitalizzazione del sistema di trasporto e la condivisione dei dati, ed è una Research and Innovation Action. Il secondo topic è su metodi e strumenti di ricerca avanzati a sostegno dei ricercatori del settore trasporti, nonché ai pianificatori e ai policy makers, e anche questa è una Research and Innovation Action. È interessante il topic 4.9
E per tutta una serie di ragioni, in primo luogo perché in questo topic la Commissione dà un richiamo, fa un richiamo specifico ad Horizon Europe e richiede un esercizio, diciamo, di prospettiva che tenga in considerazione i nuovi paradigmi dei trasporti, anzi, che richiama a sviluppare un nuovo paradigma dei trasporti. Che a sua volta sia il pilastro di una nuova strategia per il prossimo futuro, per la ricerca del settore, una strategia volta sempre alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e dei Sustainable Development Goals. Quindi le proposte in questo caso dovranno sviluppare una strategia per la politica dei trasporti del futuro. Sia trasporti passeggeri che trasporti merci, nonché stimolare la creazione di reti tra gli stakeholder di questo settore. E è interessante come topic perché ha come tipologia d'azione quelle delle Research and Innovation Action Lump Sum. Infatti, come vedete, ai piedi della tabella c'è una specifica alla decisione della Commissione del 27 ottobre 2017, in cui ci sono comunque i dettagli. E della LAMSAM, se volete vi invio anche dell'altro materiale. Ad ogni modo, documenti di supporto saranno poi pubblicati al momento della pubblicazione del Work Program 2020 sul Funding and Tender Opportunity Portal, così come il Model Grant Agreement for LAMSAM. L'ultimo topic di Accounting for People è questo 410 2020 su il miglioramento dell'impatto e diciamo, un migliore coinvolgimento degli stakeholder a supporto della ricerca e innovazione in ambito trasporti. Passiamo poi a Blue Growth che ha un unico topic che si concentra sull'impatto del rumore sottomarino causato dalle navi e dalle barche. Sulla fauna e sulla flora marina è un single stage e presumibilmente, come potete vedere dai dettagli legati al contributo diciamo, orientativo fornito dalla Commissione all'interno del topic e il budget ad esso dedicato, una sola proposta sarà finanziata. Abbiamo adesso la call su Automated Road Transport, in cui diciamo, gli obiettivi restano coerenti con quelli degli anni precedenti, quindi per motivi di brevità non ve li riassumerò. E abbiamo due topic, uno è sui veicoli commerciali pesanti, automatizzati e connessi. E in effetti si tratta di un'innovation action, ma a single stage, come tale viene richiesto anche uno sforzo dimostrativo e di testing di tecnologie che in qualche modo diciamo, tengano in considerazione che ricadano nel settore sia delle tecnologie applicate al veicolo, sia vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure communication, li troverete poi nel testo del topic. Quindi devono le proposte all'interno di questo bando focalizzarsi sullo sviluppo, il testing e la dimostrazione di sistemi automatizzati e connessi per i veicoli commerciali pesanti. In ambiente reale, quindi nelle reali operazioni logistiche. E è interessante il fatto che venga richiamata la cooperazione internazionale, in particolare con i paesi, gli Stati Uniti, scusate, il Giappone, la Corea del Sud, Singapore e Australia. E c'è anche un richiamo non solo al twinning con i progetti finanziati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, ma anche in questo caso un twinning con il Giappone. E secondo topic, dimostrazione su larga scala di funzioni di guida automatizzate, altamente automatizzate e connesse per i veicoli passeggero. È un'innovation action anche questa, come lo è sempre stato, come sono sempre stati tradizionalmente i topic all'interno di questa call. Quindi, no, scusate, ed è anche un single stage.
presumibilmente da un minimo di una a due proposte finanziate massimo all'interno di questo bando. Ultima call, anche qui non vi riassumo gli obiettivi che restano praticamente gli stessi. Abbiamo quattro topic, chiaramente come suggerisce il titolo stesso, che qui è sbagliato, scusatemi, perché la call è sui green vehicles. Il focus, l'enfasi è sui veicoli elettrici. Abbiamo una stramaggioranza di innovation action ed una coordination action a chiudere questa lista di topic. E andando molto velocemente avanti, qui ho messo un richiamo a quelle roadmap, documenti, strategie, ma anche diciamo progetti come l'ultimo Cimulat che possono esservi d'aiuto nella compilazione delle proposte e nella migliore comprensione delle politiche che diciamo, motivano i bandi che vi ho appena descritto. Vi volevo ricordare anche l'info day della Commissione sui trasporti che si terrà il 7 ottobre a Bruxelles, e nell'ambito del quale il progetto Etna 2020, la rete cioè europea dei punti di contatto nazionale trasporti, organizza un brokerage event. Il brokerage event, anzi, in generale le registrazioni per entrambi, sia l'info day sia il brokerage event che avrà luogo nell'ambito dell'info day, si apriranno il 3 luglio 2019. Vi ho messo i riferimenti di Etna 2020 nel caso in cui voleste approfondire. E questa è l'ultima slide. Ci sono i contatti miei e delle colleghe, la collega NCP Trasporti Gabriella 40 e Flavia Lacolla che supporta il team Trasporti. Grazie a tutti.